Valentina Lattanzio. Ciao. E finalmente vi presento Chloe. Il mio ragazzo mi ha fatto una sorpresa. Ti è piaciuta questa sorpresa? Vedi tu, raga, ho pianto tantissimo. Praticamente no, me la devo spiegare perché è una cosa bellissima. Eravamo da dei nostri amici, dovevamo tornare a casa e vedo che ci abbiamo messo più del previsto. Dicevo, mamma, scusa, ma dove stiamo andando? Guarda che in realtà le indicazioni erano da quell'altra parte. E passa un'ora e mezza. A un certo punto scende dalla macchina, entra da una parte ed esce con lei. Vabbè, molto molto sintetizzato sì. La spiegazione della mamma. Diciamo che stavamo tornando e mi sono inventato la scusa che c'era un'interruzione, abbiamo dovuto cambiare strada. Cioè, infatti, che scusa è? Vabbè, comunque io ci ho creduto, eh. Ma è possibile, ancora non siamo arrivati. Ho detto, no, guarda, adesso ci fermiamo un attimo da una parte che prendo due cose e poi torniamo a casa. E invece... Scendo, torno dopo una mezz'oretta, mi chiamo, dice, ma dove sei finito? Sei finito, incazzatissima, lasciato... cioè volevo andare a casa e basta. Mi ha lasciato qua in macchina e mi sono presentato col cucciolo. Raga, appena l'ho visto... Ma questo di chi è? Ma di chi è, scusa? Perché è un cane? Cioè, raga, immaginatevi, io che non ho mai avuto un cane, lo volevo da quando ero piccola, anche ai miei genitori, anche a Babbo Natale gliel'avevo chiesto. No, ma ci ho pensato Babbo Frank. Babbo Frank, veramente. No, appena l'ho vista, comunque, ho iniziato a piangere. Perché non ci credevo. Cioè, il mio sogno si è avverato. Ma poi non è un cane qualsiasi. Ma secondo me è il cane più bello di tutti. No, vabbè. Scherzo, tutti i cani sono bellissimi. Comunque si chiama Chloe con l'H, ha 2 mesi e mezzo ormai, sì. Sì, ha 2 mesi e mezzo passati e adesso peserà secondo me sui 6 kg, quasi 7 kg. Esatto, perché sì, 6 kg e 8. Ogni giorno cresce sempre di più, cioè tipo magari l'altro giorno l'abbiamo fatto vedere a dei nostri amici, ieri l'hanno rivista e hanno detto che è cresciuta tantissimo. Cioè cresce, esatto. Cresce proprio a dismisura questa patatona. Cresce a dismisura. Non so se l'avete ancora capito, ma è un Amstaff blu, si dice. Un Amstaff blu per il pelo e per, sì, gli occhi. Perché di solito allora gli occhi dovrebbero essere verso il blu azzurro e il pelo è un grigio blu, diciamo. Lei invece è grigio blu e bianca. Eh sì, adesso comunque ha gli occhi grigi, ma magari le vengono azzurri. No. Oh no, cucciolina. E quindi niente, raga, diciamo che è diventata nostra figlia. Cioè, questa è la nostra prima figlia. E comunque io è una tempesta. Non pensavo che fosse così impegnativo. Cioè, raga, io arrivo la sera che sono stravolta. Cioè, abituata a lavorare bassa da casa, invece no. Cioè, qui non ho un cagnolino, ho una figlia. Perché i bambini, cioè, ok, sono più tranquilli, mentre lei è ingestibile. Nel senso, ok, la portiamo a spasso? Vabbè, ingestibile no. No, aspetta, sì, certo, ovvio. Appunto per questo che è un po' ingestibile. La portiamo in giro, trova davanti a lei un sasso, lo prende, glielo dobbiamo levare. Mangia perché sennò tutto. Soffoca. Glielo leviamo, fa un passo, trova un tappo di una bottiglia, lo mangia. Fa un passo, trova un mozzicone, lo mangia, lo dobbiamo levare. L'altra volta va tipo tutto il tabacco in bocca, assurdo. Infatti non dobbiamo assolutamente perderla d'occhio. È proprio come se fosse una neonata di 2 mesi e mezzo. Ma scusa, ma facciamoci vedere bene dai nostri amici, ma mi sa che c'è troppa luce, quindi non... Niente, guarda, sono sdraiata, sì. Ehi, chi è? Chi è? Chi sono? Sono i nostri amici? Chi sono? No, amore, i capelli! Cioè, mangia... No, li ho appena lavati! Questa. È la nostra bimba, è la nostra bimbina. È la nostra bimba. È bellissima. Vai, gioca, amore. Questo è il suo gioco preferito, le abbiamo preso un sacco di cose. Ma la bottiglia è la bottiglia. Esatto. Vai, Chloe. Eccola! Eccola! Ma che brava! Ma che brava la nostra peste! Comunque, allora, a parte questo gioco che è il suo preferito, infatti risparmiamo anche perché se abbiamo una bottiglia da buttare, prima la diamo a lei, ci gioca, poi appena vediamo che comunque la distrugge e inizia a mangiare i pezzettini di plastica, gliela leviamo. Se no, oltre a questo giochino, abbiamo comprato questo che ha già distrutto, guardate, e suona. Chloe, cos'è? Ah, adesso devo continuare. Poi le abbiamo preso questo frisbee. Questo gliel'ha comprato il papi qualche giorno fa, perfetto per i dentini perché adesso sta iniziando a sgranocchiare tutto. Sta iniziando.
sgranocchieri tutto, quella topolona. Poi anche questo che è apposta per i denti, infatti ha tipo queste palline che sembra che si stanno per staccare, ma in realtà no. E infine il Kong, vabbè, questo qui tutti lo conoscete. All'interno si mette un biscottino e lo si dà al cane, giusto per fargli passare un po' il tempo, giusto amo? Piano piano sto imparando anche io tutte le cose, perché lui ha avuto già un cagnolino di nome Charlie. Un pincher, quindi totalmente diverso da questo, perché questa qui è una testifera. E infatti la faremo addestrare, vero? Vero Tusa? È vero! Quando dorme è un angelo, è un angelo! E invece quando si sveglia è la fine, è la fine. Tanto che l'altro giorno ci ha rotto il cavo dell'aspirapolvere. Amo, dov'è che l'hai messo? È attaccato adesso, non devo metterlo a posto. È riuscito ad aggiustarlo, ma praticamente guardo sul divano e trovo due pezzi di cavo. A metà. A metà era. Poi vabbè, adesso Francia ha fatto tipo un magheggio, ha unito dei fili e adesso riusciamo a caricarla, ma è un danno. E comunque amo, lo dobbiamo cambiare, perché secondo me si romperà. Ma oltre al cavo dell'aspirapolvere, ieri la stavo portando a spasso, per chi mi segue su Instagram, cioè già lo sapete, praticamente mi guardo la manica della maglietta distrutta, mancava tutto un pezzo. Sì Ciccio, ma lo fai apposta che così mi salta addosso? Amo, se mi fa male mi arrabbio. Dov'è? Sì dai, che mi fa male con le zampe, amo. Oh, è la nostra patatona. Adesso vediamo un attimo la bottiglia, così. Dove è finita la bottiglia? Con il frisbino, amore. Amo, ma non c'è spazio. Guarda, sei capace a fare queste cose? Bello. Chi c'è qui? Amore, bellissima. Ci voleva proprio una cucciolina. Aia, la zampa. Mi fai male. Aia. Se poi non potete capire, beve il latte nel sonno. Cioè, secondo me, fa tipo quei versi perché si ricorda quando ciucciava il latte dalla mamma, vero? Non so se l'avete notato, ma guardate che bello il suo collarino, è tutto glitterato, guarda amore, è tutto glitterato, e la medaglietta con scritto Chloe, tutti glitterini. Cioè amore, tu non sai nemmeno di avere questo, amore, non so nemmeno di avere queste cose belle addosso, cioè ti rendi conto? Comunque, dopo avervi raccontato tutto e dopo avervi presentato questa cucciolina, voglio rivivere con voi i primi momenti, ovvero la prima sera che l'abbiamo presa, vero? Vero? E ringrazio comunque tanto tanto il mio amore, perché penso che mi abbia fatto uno dei regali più belli, anche perché un cagnolino è un figlio, è una sorellina lei. E la cosa più bella è che per lei io ci sarò per tutta la vita, e uguale lei per me, è vero che tu sarai la cagnolina più bella di sempre? Io sarò tutta la tua vita, amore, renditi conto. Cioè lei non lo sa, ma starei con me per tutta la vita. Dai, comunque torniamo indietro nel tempo. Buona visione. Ciao, amore, sei bellissima. Ma tu sei la mia bambola. È vero. Il suo primo giochino, adesso ci giochi. Raga, l'abbia presa zante apposta per lei. E sarà il tuo primo giochino. Amore, ma hai fatto veramente tutte queste scale. Hai fatto tutte queste scale. Ma non pensavo che fossi capace. Andiamo. Chloe. Chloe. Guarda, andiamo. Ma che brava. Sì. Benvenuta Topina! Amore, questa è casa tua! Amore! Pronto! Ciao! Amore, sì, mio! Sì, adesso sono arrivata a casa! Ciao! Gli abbiamo appena preso la pettorina, questa qua rosa.
e questo collarino, lì ci attaccheremo la medaglietta. Ciao, ma ciao, bambino. Ti morsica la mascherina. Piccolina, amore, questa è la tua. Subito, subito, tanti coccoloni. Quante feste. Amore. Non mi viene a mordere la barba, però. Ehi, qua, qua. Guarda qui, Chloe. Festi, ci fa le feste, contenta che arriva. Ma guarda che mi è salito addosso. E questo? E quello è un altro tuo giochino, amore. Un altro giochino di Chloe, vero? No. Non lo zaino, Chloe. No, subito. Guardala che tipa. Cosa c'è? Guarda che c'è un po' d'acquetta fresca. Ma non gli interessa niente del. Acqua fresca. Guardate che bella anche la ciotolina, l'ho scelta io. Ah, ecco, adesso hai preso la corda però, Questo sì che è bello come gioco, abbiamo già tre giochi. Ecco. Ciao! È bellissima, amore, hai visto? Guardala! Ma guardala! Ciao amore. Si è messa un po' a giocare, ha bevuto l'acquetta. È uno dei giorni più belli della mia vita perché non ho mai avuto un cane. E infatti prima, appena l'ho visto, sono scoppiata a piangere. Ma guardate questo musino. È così pura, raga. Che gioia comunque che ti danno gli animali, altro che le persone. È a sonno, raga, dopo tutto il viaggio. Questa è la prima pappina. Oh no, Chloe, ti piacciono? Ah, ti piacciono, Raga, non potete capire, la cucciolina ha appena fatto pipì e popò. Sei contenta? Ed è contentissima, ma Chloe no. Adesso comunque scendiamo ancora, vabbè raga, deve capire bene gli orari. Piano piano, mamma mia che puzzo! Amore, dai che andiamo al parco. Questa è la prima volta che scende tutte queste scale, andiamo su. Patata, andiamo? Brava. Ma guarda che sei capace. Ecco gli zii che strapazzano la cucciolina. Iramela zii. Digi. Insegna a parlare. Amore. Insegna a parlare, amore. Amore. Prima volta al parco. Oh, brava, Gigia. Fatto la corsettina, adesso andiamo a casa, ok? Amore, ok, Topa. Dai, andiamo, ultima corsa così dopo dormi, Guarda, taglia la strada, è impossibile correre con lei. Andiamo, la mamma! Ciao! Ma quanto è bella la mia cucciolina! Come siamo lì? Vai piano però! La bua poi, piano, bravo amore, è bravissimo. Ecco, c'hai sete, sì, lava tutto il pavimento. Bevi, Topina. Dopo il giretto al parco è cotta. Buonanotte, Chloe. Allora, avete visto com'è andata la prima giornata con Chloe? Comunque, i primi giorni era un po' spaesata perché prima era con tutti i suoi amici, con tutti i suoi fratelli e poi si è ritrovata in un altro posto, ma adesso si è super ambientata. Sì. Anzi, fin troppo, vero? Inizia ad assaggiare le cose adesso. Inizia a mangiare tutto, altro che... Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto, anche perché penso che sia il mio video preferito. Con la cucciolina? Di tutto il mio canale. Sì, penso che sia il soggetto più bello. Altro che, vero amore mio? Manda. Comunque manda. Cliccate like se vi è piaciuto, seguitemi su tutti i social e anche a lui seguitelo. Chiaramente. Questo scimino, anche perché ci saranno delle nuove avventure. Ormai abbiamo una figlia e quindi faremo un sacco di video insieme. Sacco di giri. È vero? No. E poi partiamo anche insieme. Andiamo al lago, andiamo in montagna. Saluta i nostri amici. Ciao. Ciao amici. Ciao.
Ciao amici, ciao ciao.